Signori, benvenuti, grazie per essere sempre attenti a queste lezioni rettorali che l'Università di Urbino vi propone assieme al professor Maurizio Di Roli, che ringraziamo ancora una volta. Sono lezioni dedicate all'etica, così come si propone nei vari momenti della nostra vita, della nostra esistenza. Quello di oggi sarà un momento, secondo me, importante perché ci farà riflettere su questioni decisamente importanti che attengono alla sfera, più profonda della storia dell'umanità più recente. Perché la domanda che già è inquietante di sé, che ci pone il professor Di Roli, è già con un punto interrogativo indubitabilmente inquietante, ovvero ha vinto Eichmann, ovvero il criminale nazista processato dagli israeliani, e poi ci dirà nei dettagli il professore, che però antepose determinate questioni alla risposta che gli si poneva, ovvero quella di rispondere delle proprie responsabilità di fronte non solo a un tribunale, ma di fronte anche alla coscienza di tutti noi, che ogni volta che c'è un crimine efferato, un padre che uccide un figlio o una qualsiasi situazione, magari sicuramente diversa da questa, ci poniamo sempre la domanda del perché, di come sia possibile. Quindi, ricordandovi che potete porre le questioni che avete già o che vi saranno sollecitate durante la lezione, vi invito quindi a porle al professore, do il benvenuto e appunto la domanda è quella che ci ha fatto lei, professore. Ha vinto Eichmann e se ha vinto perché? Cari amici di Urbino, è sempre un piacere tornare a ragionare con voi nell'ambito di queste lezioni rettorali. Per tranquillizzare, rasserenare chi ci ha la bontà di seguire queste lezioni rettorali, informo che questa è la penultima. Ce ne sarà un'altra mercoledì e il tema sarà dopo. Dopo la pandemia, declino o rinascita civile. La ragione per cui ci tenevo a rassicurarvi che siete voi amici di Urbino che seguite queste lezioni alla fine delle vostre sofferenze che derivano dall'ascoltarmi, ci tenevo perché il tema di oggi ha due caratteristiche. La prima è l'unica lezione del tutto e completamente scritta di recente. È un piccolo dono che voglio offrire alla comunità di Urbino e in particolare al magnifico rettore Wilberto Stocchi, che mi pare sia vicino a completare il suo mandato. E sono fiducioso che il tema di questa lezione diventerà un libro. E questo libro sarà un libro nato e pensato proprio in Urbino. La seconda ragione per cui devo mettervi, la seconda ragione per cui volevo introdurre questo tema è che si tratta ovviamente di un tema molto, molto penoso dal punto di vista intellettuale e morale. E da dove ho tratto questa convinzione? Da dove ho tratto il desiderio di scrivere su Eichmann e di pormi la domanda se in effetti Adolf Eichmann non abbia vinto. Per rispondere a questa domanda chiedo di mettere di mostrare stavo per dire mandare in onda, vedete come il linguaggio è corrotto, di mostrare una prima slide tra quelle per mostra, grazie. E mostra il testo dal quale ho tratto ispirazione. Si tratta del celebre volume che Hannah Arendt ha scritto e pubblicato per la prima volta nel 1963 a New York, dal titolo Eichmann in Jerusalem. Notate il sottotitolo: A Report on the Banality of Evil. Una relazione, uno studio sulla banalità del male. Ecco, invito fin d'ora chi ascolta a tenere presente che si tratta che il tema è appunto la banalità del male. Vedete, prima di entrare nella mia presentazione,
vi prego di accettare fin d'ora le mie scuse, perché questo è un testo in costruzione, è un testo sul quale sto lavorando e quindi sono sicuro che non avrà quella completezza di elaborazione che avevano, spero, le lezioni precedenti. Ma andiamo per ordine. Io ho tratto questa idea di riflettere sulla banalità del male dal libro di Hannah Arendt, che è un racconto del processo contro il criminale nazista Adolf Eichmann a Gerusalemme. Ma andiamo per ordine. Chi era Adolf Eichmann? Lo vedete in questa rappresentazione, è dietro e dentro la gabbia. Se poi potete mostrare la seconda slide, c'è un'altra immagine di Eichmann che vale la pena. Questa è Hannah Arendt, eccolo qui, questo è interessante, una delle sue tipiche espressioni quando era al processo di Gerusalemme. Adolf Eichmann era nato nel 1909, era nato il 19 marzo del 1906 a Solingen, una città della Renania. Fu uno studente molto scarso, come questo deve farci riflettere. Lavorò per varie ditte, come era un rappresentante Adolf Eichmann. La svolta della vita di Adolf Eichmann è il 1932, quando entra nel partito nazista, su invito di Ernst Kaltenbrunner, un giovane avvocato di Linz. È interessante porre attenzione al fatto che Eichmann non aderisce al partito nazista nel 1932 per una fede ideologica, non c'è niente di questo tipo in Eichmann, e nemmeno aveva una profonda conoscenza del programma politico del partito nazista. Come egli stesso rivelò al processo di Gerusalemme, la sua adesione fu molto rapida. Aderì al partito nazista senza avere avuto occasione di riflettere sulla sua scelta. Non avvertì mai il desiderio di informarsi meglio sulla natura del partito al quale aderiva, e addirittura non aveva mai letto il libro di Hitler, Mein Kampf. Quando l'avvocato Kaltenbrunner gli propose di entrare nel partito nazista, Eichmann rispose: "Warum nicht?" Perché no? Ecco, una scelta così importante nella vita di una persona, quale quella di aderire a un partito come il partito nazista, Eichmann la prese con la motivazione "Warum nicht?" Perché? Perché no? Eichmann durante la guerra dopo essere entrato nelle SS, assunse un ruolo di primo piano nella soluzione finale. Eichmann non era un gerarca di primo piano nell'organizzazione del potere nazista. Arrivò nella carriera militare, arrivò al grado di tenente colonnello, nient'altro. Ma il compito al quale si dedicò con grande impegno era quello di coordinare il trasporto degli ebrei dalle diverse città europee, in Ungheria, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Austria, in Slovenia,
coordinare il loro trasporto dalle varie località ai campi di sterminio. Terminata la guerra, Eichmann, come molti altri responsabili del regime nazista, riesce a fuggire, evita il processo di Norimberga, trova rifugio in Argentina. Ma in Argentina nel 1960, l'11 di maggio, viene catturato da un comando del Mossad israeliano. Vi risparmi particolari, ma sono molti avventurosi, degni di un film di azione. Vi lascio solo immaginare come la difficoltà di trasportare un uomo contro la sua volontà dentro un aereo di linea e farlo arrivare da Buenos Aires a Gerusalemme. Bene, viene dopo 9 giorni, Eichmann arriva a Gerusalemme e inizia il processo. Il processo per l'accusa di crimini contro l'umanità e crimini contro il popolo ebraico. Il processo terminò circa 14 agosto, iniziò l'11 aprile, poi ci fu un aggiornamento della corte per leggere la sentenza definitiva l'11 dicembre del 1961, quando Eichmann fu ritenuto colpevole dei principali capi di imputazione. 3 mesi più tardi, siamo nel 62, mi scuso per questi dati, ma sono essenziali per capire il contesto in cui nasce il libro di Hannah Arendt. Il 22 marzo del 1962 inizia il processo di appello dinanzi alla Corte Suprema di Israele. Il processo si concluse il 29 maggio 1962 e la Corte Suprema confermò la condanna a morte di Adolf Eichmann. Il giorno stesso, il 29 maggio del 1962, il presidente dello Stato di Israele ricevette dall'avvocato di Eichmann la domanda di grazia, che venne respinta 2 giorni dopo, il 31 maggio. Quello stesso giorno, prima di mezzanotte, Eichmann fu impiccato. Il suo corpo fu cremato e le ceneri di Eichmann disperse fuori dalle acque territoriali che toccano il confine di Israele. Lo Stato di Israele non voleva essere inquinato, Israele non voleva essere corrotto dalle ceneri di un criminale nazista. Bene, che libro è Eichmann a Gerusalemme? Che libro è Eichmann a Gerusalemme, per usare la traduzione italiana? Il libro Eichmann a Gerusalemme è un racconto un'interpretazione. È un racconto scritto da Hannah Arendt, che era una eminente studiosa di origine ebraica, che all'epoca insegnava negli Stati Uniti e che aveva già scritto nel 1951, era pubblicato nel 1951 il libro che ancora oggi è il testo più importante per capire le origini del totalitarismo. Infatti il titolo del libro di Hannah Arendt pubblicato nel 1951 è The Origins of Totalitarianism. Proprio perché Hannah Arendt aveva questo prestigio riconosciuto di studiosa del totalitarismo, la rivista americana The New Yorker, che ancora oggi si pubblica, è probabilmente la rivista
americana più prestigiosa, scelse di inviare Hannah Arendt a Gerusalemme per seguire dal vivo il processo ad Adolf Eichmann. Hannah Arendt quindi osserva un uomo, cioè osserva un individuo in una circostanza particolare, osserva questo ex alto funzionario del Terzo Reich che è nella gabbia degli accusati e ascolta le accuse a lui mosse. Sa benissimo Eichmann che cosa rischia, sa benissimo che lo aspetta la forca. Ma qui Arendt non sta soltanto studiando l'uomo Adolf Eichmann. Hannah Arendt vuole ricavare dall'osservazione del comportamento, del modo di rispondere di Adolf Eichmann, nuovi elementi per capire cosa è stato il totalitarismo nazista. Cioè, Hannah Arendt guarda Adolf Eichmann, ma sta pensando al totalitarismo, cioè vuole attraverso l'interpretazione dei gesti, delle parole di Eichmann, capire ancora meglio che cosa ha davvero fatto il totalitarismo, cosa ha davvero creato il regime totalitario nazista. Certo, la repressione, certo, l'olocausto, certo, la guerra, sono tutti elementi noti, ma guardando quel particolare individuo, al signor Adolf Eichmann, Hannah Arendt coglie un aspetto del totalitarismo che non aveva visto prima. Qual è questo nuovo aspetto del totalitarismo che Hannah Arendt capisce, coglie osservando attentamente Adolf Eichmann? È il concetto della banalità del male, the banality of evil. Leggiamo le parole che Hannah Arendt medesima scrive per descrivere questo concetto che, ripeto, l'ha elaborato in una circostanza particolare osservando un individuo, non osservando dei fenomeni sociali, non riflettendo su delle esperienze collettive. Scrive Hannah Arendt: quando parlo di banalità del male, lo faccio in un modo quanto mai concreto. Eichmann non era uno Iago, non era un Macbeth, non c'era nulla in lui di simile alla volontà di essere cattivo. Eccezione fatta per la sua eccezionale, mi scuso per la ripetizione, lasciando da parte la sua diligenza, cioè era metodico nello svolgere il suo lavoro, non aveva motivi per essere crudele, e anche quella sua diligenza nell'assolvere il compito non aveva niente di criminale. E allora dov'è questa banalità? In che cosa consiste la banalità di Adolf Eichmann? Essa consiste, spiega Hannah Arendt, nel fatto che non capì mai cosa stava facendo. Questo punto. L'uomo banale è l'uomo che non capisce cosa sta facendo. E aggiunge Hannah Arendt, era un uomo che non aveva immaginazione. Per immaginazione intende la capacità di guardare alla realtà, ma di pensare anche a una realtà diversa, a una realtà nuova, non un puro sogno, ma una realtà diversa da quella che viviamo. Ed è importante osservare che Eichmann era un uomo senza immaginazione, era un uomo che non capiva cosa stesse facendo, ma era anche un uomo che, come tutti o gran parte di coloro che vissero sotto il Terzo Reich, era disponibilissimo
ad accettare le menzogne. Credeva a tutte le menzogne del Terzo Reich. Per esempio, credeva a Hitler quando Hitler diceva non invaderò mai la Polonia. Credeva a Hitler quando sosteneva che il suo desiderio fondamentale era la pace e così via. Il Eichmann, spiega Hannah Arendt, non era uno stupido, cioè era perfettamente in grado di determinare i mezzi più atti a realizzare un determinato fine. Allora, in che cosa consisteva questa banalità? Il termine in inglese, il termine che Hannah Arendt usa è thoughtlessness, che viene tradotto in italiano come assenza di idee. Ma a mio parere una traduzione migliore sarebbe stata incapacità di pensare. Incapacità di pensare intesa come incapacità o non disponibilità a porsi le domande morali, è di questo che si tratta. La thoughtlessness è l'assenza di indagine interiore, l'incapacità di interrogare la propria coscienza, di porre le domande giuste, di ascoltarne le risposte. Questa è la thoughtlessness, e questa assenza di capacità di pensare, di porsi le domande, ne fa un uomo vuoto nella vita interiore, un uomo che vive interamente, completamente per l'apparenza, nella superficialità. Ed è del resto interessante, come Hannah Arendt mostra in varie parti del suo libro, che Eichmann amava le frasi esaltanti, elevate, le grandi parole. Cioè la thoughtlessness, l'incapacità di pensare, andava insieme alla capacità o all'abitudine di parlare per frasi esaltanti e per frasi fatte. Cioè per grandi parole. Per esempio, Eichmann disse, avvicinandosi alla forca, viva l'Austria, dove lavorò, viva la Germania, viva l'Argentina, signori, fra poco ci rivedremo tutti. Eichmann sostenne durante il processo che io non ho mai odiato gli ebrei, ma disse anche andrò nella tomba felice perché ho causato la morte di 5 milioni di ebrei. Sono frasi fatte, frasi che rivelano che dietro non c'è nessuna vita interiore, nessuna riflessione interiore. I segni della banalità, dunque, ci dice Hannah Arendt, era soprattutto questa combinazione di frasi fatte, di assenza di riflessione interiore e di disponibilità ad accettare e anche le più evidenti menzogne. Va detto, e Hannah Arendt lo mette assai bene in evidenza, che questa disponibilità ad accettare le menzogne anche più evidenti non era tipica soltanto di Adolf Eichmann, era una caratteristica della gran parte, la totalità dei tedeschi sotto Hitler. Infatti c'è un episodio che Hannah Arendt racconta, l'episodio di un certo conte Hans von Lehensdorf nel suo diario, che era un medico
che servì, che rimase al suo posto fino agli ultimi giorni della guerra, quando dovette curare gli evacuati e i feriti che venivano dai territori occupati dall'Armata Rossa. Qui, racconta il dottor Lehensdorf, fui avvicinato da una donna, siamo alla fine della guerra, stanno arrivando i feriti e i rifugiati dalle zone del Terzo Reich già occupate dai russi, e in un ospedale da campo il medico viene avvicinato da una donna che ha delle vene varicose e chiede al dottore di curarla. Il dottore risponde alla donna, una tedesca normale, con queste parole: cercai di spiegarlo che sarebbe meglio per lei andare via da Klinisberg e rinviare la cura a un momento più opportuno, stavano arrivando i russi, non era forse il momento migliore per restare. Dove vorrebbe andare, le chiedo. E la donna dice: non lo so, ma sa soltanto la donna che tutti quanti, notate bene, questa è una testimonianza, una fra le tante, perché Ale cita parecchi, ma sa soltanto questa donna che tutti quanti saranno portati nel Reich. E poi ad un tratto aggiunse: i russi non ci avranno mai, il Führer non lo permetterà mai, piuttosto ci ucciderà con il gas. Il dottore dice: la guardai con molta attenzione, ma mi resi conto che né lei né gli altri trovavano nulla di strano in questa frase. Ecco, questo è un episodio sul quale vale la pena riflettere. Cioè, credevano veramente a tutto, ma soprattutto credevano anche che il Führer sarebbe stato capace di uccidere tutti i tedeschi col gas, come stavano facendo con gli ebrei, e per loro questo era assolutamente normale, non rappresentava alcun problema. Scrive Hannah Arendt, e concludo su questo, che tutte le volte che i giudici cercarono di capire se quest'uomo avesse una coscienza interiore, non trovarono nulla, trovarono delle frasi fatte. Salterò nella mia tomba ridendo, disse. Al tempo stesso disse: se mi impiccherete farete bene, perché devo essere un monito a tutti gli antisemiti. Come? Capite, non puoi dire andrò nella mia tomba ridendo perché ho provocato la morte di 5 milioni di ebrei e dire poi, nello stesso contesto, nello stesso luogo, dire dovete impiccarmi perché io sia monito contro tutti gli antisemiti della terra. La persona, dunque, Hannah Arendt individua in Eichmann non solo un individuo, ma un tipo, il tipo dell'uomo banale. Ora, chi ha creato gli uomini banali? Come è stato possibile creare l'uomo banale? Bene, Hannah Arendt la risposta l'aveva già data, senza porsi il problema in questi termini, nel libro Le origini del totalitarismo. E la risposta che egli fornì è che appunto Eichmann, un uomo come Eichmann, nell'ambito del Terzo Reich, era perfettamente normale. Non appare normale a noi, ma in quel mondo, in quella totalità che era il Terzo Reich, all'interno dei codici morali del Terzo Reich, Eichmann era perfettamente normale. Ora, Eichmann è normale, ma non sente, non pensa, non riflette, non capisce che sta realizzando il male. Perché? Hannah Arendt nel The Origins of Totalitarianism
da questa prima risposta. Non erano in grado di porre alla propria coscienza domande, non sentivano il bisogno di pensare in senso proprio, perché erano totalmente leali a un uomo, erano totalmente leali al Führer. Avevano verso il Führer una fedeltà totale, cioè credevano tutto ciò che Hitler diceva, ma soprattutto qualsiasi cosa Hitler dicesse aveva per loro il valore di una legge alla quale si obbediva. Avevano trasferito la propria coscienza individuale, l'avevano affidata a Hitler. Hitler era la coscienza di tutti. Ciò che Hitler diceva doveva valere come legge per la coscienza di tutti. Del resto, Hannah Arendt spiega, il regime totalitario era totalitario perché, a differenza di altri regimi autoritari o oppressivi che erano emersi nella storia prima del Terzo Reich, il regime nazista voleva non soltanto controllare le azioni dei sudditi, voleva non soltanto controllare le parole dei sudditi, voleva entrare nelle coscienze. Ed ecco perché era totalitario, perché voleva dominare la totalità dell'essere umano, cioè anche la vita interiore, la vita della coscienza. Il Terzo Reich non si accontentava di dominare attraverso la paura, attraverso la repressione. Il Terzo Reich sapeva persuadere, sapeva far pensare gli individui secondo i propri criteri. C'è un terzo elemento, per andare, c'era nel Terzo Reich una identificazione totale fra il capo totalitario e le masse. Il capo totalitario sentiva le masse, rappresentava le masse, ma le masse si sentivano perfettamente rappresentate dal capo totalitario. Cioè, senza il capo, le masse sarebbero state prive di un'identità, sarebbero state una massa amorfa. Con il capo esse diventavano una massa che aveva volontà, diventavano una massa che poteva agire in maniera unita, come unico corpo. C'è una frase di Hitler che è rivelatrice, cioè quando Hitler, parlando ai uno dei corpi paramilitari del Terzo Reich, disse: tutto ciò che voi siete lo dovete a me, tutto ciò che io sono lo devo a voi, tutto ciò che voi siete lo dovete a me. Cioè il regime totalitario costruisce una identità collettiva. Hitler era profondamente convinto che il vero dominio, il vero potere consiste nella capacità di far pensare e sentire un popolo secondo quella che egli identificava come la missione di quel popolo. Giustamente Hannah Arendt sostiene che né il bolscevismo né il nazismo hanno proclamato come loro fine la conquista del potere. Non erano movimenti che volevano conquistare il potere, stare al governo. Il loro ideale era quello di realizzare il dominio permanente di ogni singolo individuo su qualsiasi aspetto della vita. Permanente di ogni singolo individuo su qualsiasi aspetto della vita. Quindi, questo è l'ultimo elemento sul quale Hannah Arendt attira la nostra attenzione, e quindi dice: nel Terzo Reich il Führer aveva la responsabilità, aveva il monopolio della responsabilità morale.
solo lui aveva la responsabilità delle azioni di tutto il popolo. Se era solo Hitler ad essere responsabile dei propri atti, degli atti di tutto il popolo tedesco, se soltanto a Hitler spettava di rispondere alla domanda, questa azione, sterminare gli ebrei, è giusto o sbagliato? Se soltanto a Hitler spettava di rispondere a questa domanda, perché un uomo come Eichmann e tanti altri come lui avrebbero dovuto interrogare la propria coscienza? Perché fermarsi, prendere distanza dal mondo che li circondava e chiedersi quello che sto facendo è moralmente giusto o moralmente sbagliato, quando c'è un'autorità che ti dice che cos'è moralmente giusto e moralmente sbagliato, quando c'è un'autorità che sola, è la sola autorità che ha il potere di rispondere a una domanda morale. Perché interrogare la coscienza quando c'è un'autorità in carne ed ossa che tra l'altro parla in maniera molto chiara e ti indica cosa è giusto e cosa è sbagliato? Quindi nel Terzo Reich c'era questa identificazione totale da parte dei tedeschi con il capo, con un capo onnipotente, ed era un capo che era l'unico a poter fornire risposte alle domande morali. Dunque le coscienze si svuotavano, dunque gli esseri umani perdevano della loro vita interiore, diventavano esseri banale. La conclusione di questa analisi che Hannah Arendt svolge nelle Origins of Totalitarianism ci dà dunque una risposta. L'uomo banale è la creazione del totalitarismo. Solo un regime, spiega Hannah Arendt, come quello totalitario nazista, poteva creare l'uomo banale. Lo ripeto, perché creava l'uomo banale? Perché aveva affidato, il regime aveva affidato il monopolio della coscienza morale a un uomo, al Führer, e dunque aveva reso del tutto insignificante, irrilevante la riflessione interiore, la ricerca interiore, il dialogo con la propria coscienza. Del resto, di questo potere del totalitarismo, di distruggere la coscienza individuale, che è l'aspetto fondamentale dell'essere umano. Siamo esseri umani solo se e fin quando abbiamo una coscienza interiore con la quale dialoghiamo, che interroghiamo e che consideriamo autorità morale suprema. Quando non esiste più questa vita interiore della coscienza, non ci sono più esseri umani. Hannah Arendt parla, dice che al posto dell'essere umano vero e proprio nasce l'uomo banale, d'accordo, ma quest'uomo banale è ancora un uomo? Questa è una domanda ulteriore che mi sto ponendo. Vedete, mi dispiace per doverlo mettere ancora una volta in evidenza, ma questa è una lezione che verte su una ricerca che sto ancora svolgendo, che non ho ancora completato. L'uomo banale che non ha coscienza, è ancora un essere umano? L'uomo banale creato dal totalitarismo è ancora un essere umano? Avete già capito qual è il testo sul quale attiro la vostra attenzione? È il magnifico e terribile racconto di Primo Levi, Se questo è un uomo.
Se questo è un uomo, lo sapete bene, è uno scritto che Primo Levi completa riflettendo sulla sua esperienza in un campo di sterminio. Mentre Hannah Arendt parla di Eichmann, mentre Hannah Arendt è una testimone che osserva un essere umano, un individuo che rappresenta ai suoi occhi il segreto del totalitarismo, Primo Levi l'ha vissuto, ha vissuto il campo di sterminio, cioè ha vissuto l'esperienza della degradazione degli esseri umani a esseri non più umani. Questa è la differenza. Cioè Hannah Arendt era distaccata, Levi no, Levi racconta quello che ha vissuto. E cosa ha visto Levi? Ha visto come migliaia e migliaia di esseri umani sono stati trasformati dalla macchina del campo di sterminio, che era il cuore del sistema totalitario, era la perfezione del sistema totalitario, trasformati in esseri che non sono più umani. E perché sono esseri non più umani? Perché sono diventati del tutto incapaci di giudizio morale. Ecco, non sanno più esprimere un giudizio morale di condanna, di sdegno, anche di fronte alle più orrende e crudeli ingiustizie. Non sono più in grado, non dico di pensare, ma neppure di sentire. È venuto meno quello che il buon vecchio Jean-Jacques Rousseau descriveva come il sentimento più elementare dell'essere umano, ma dell'essere umano nella sua dimensione, cioè la pietà nei confronti della sofferenza inflitta ad altri esseri umani. Dove nel suo racconto Primo Levi mette in evidenza questo trionfo del totalitarismo, cioè la creazione dell'essere non più umano, dell'essere umano che non è più un essere umano, è qualcos'altro. Cosa di simile, certo, all'uomo banale di Eichmann, ma ancora più in basso, ancora più in basso. E l'essere banale di Eichmann trova una analogia nella condizione in cui il campo di concentramento ha ridotto i poveri prigionieri. Potrei citare varie pagine di Primo Levi, ma una in particolare mi sembra che ci metta sulla strada giusta per capire l'affinità che c'è fra l'uomo banale e l'uomo che non è più essere umano. Ed è quando Primo Levi racconta che verso la fine della guerra, quando ormai i russi erano vicini, avvenne un episodio di rivolta nel campo di Birkenau. I responsabili furono immediatamente scoperti, furono messi a morte. Uno in particolare venne impiccato all'alba davanti a tutti i prigionieri schierati. Il racconta Primo Levi che quando il tedesco spiegò perché impiccavano quel poveretto e chiuse il discorso con la domanda retorica: Habt ihr verstanden? Avete capito? Tutti risposero: Jawohl, abbiamo capito. Il poveretto, prima di morire, riuscì a gridare: Kameraden, ich bin der Letzte. Compagni, io sono l'ultimo. Vuole dire che i russi stavano arrivando, sarebbe stato l'ultimo ad essere impiccato. La botola si è aperta, racconta Levi, il corpo agguizzato, la banda,
ha ripreso a suonare e noi, nuovamente ordinati in colonna, abbiamo sfilato davanti agli ultimi fremiti del morente. Ai piedi della forca le SS ci guardarono passare con occhi indifferenti. Questo è un punto sul quale meriterebbe scrivere un libro. Le SS sono indifferenti. Come si fa a creare un SS? Cioè una persona che di fronte ad una esecuzione rimane del tutto indifferente. E commenta Primo Levi, ai piedi della forca i russi ci guardano, le SS ci guardano passare. La loro opera è compiuta, è ben compiuta. I russi possono ormai venire, non vi sono più uomini forti fra noi. L'ultimo pende ora sopra i nostri capi e per gli altri pochi capestri sono bastati. Possono venire i russi. Non troveranno che noi, domati, spenti, degni ormai della morte inerme che ci attende. Distruggere l'uomo è difficile, quasi quanto crearlo. Non è stato agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti, tedeschi. Eccoci, docili sotto i vostri sguardi. Da parte nostra nulla più avete da temere. Non atti di rivolta, non parole di sfida, neppure uno sguardo giudice. Attiro la vostra attenzione su due parole del racconto di Primo Levi. Quando Levi scrive distruggere l'uomo è difficile, ma ci siete riusciti, perché hanno distrutto l'uomo. Quelli che assistevano erano ancora, guardandoli dall'esterno, esseri umani, ma non erano più esseri umani perché in loro la voce della coscienza era stata completamente spenta, non parlava più. Infatti non giudicano. Non c'era, non vide Levi negli occhi dei suoi compagni nessun segno di giudizio. Il totalitarismo, nella sua forma più perfetta del campo di sterminio, aveva creato l'uomo non uomo. Aveva creato prima gli uomini banali, poi insieme l'uomo non uomo. Quegli esseri che assistevano in piedi con il capo chino, incapaci di qualsiasi reazione, assistevano all'impiccagione di uno di loro che aveva avuto il coraggio di ribellarsi, che aveva avuto il coraggio di un atto di ribellione, lo guardano senza più provare alcun moto interiore. La loro coscienza è stata completamente distrutta. Benissimo. A questo punto è il tempo di avviarmi alla conclusione di questo mio esperimento, questa ricerca che ho voluto condividere nelle sue fasi iniziali con voi. E la domanda sulla quale intendo chiudere è questa: ma ammettiamo che sia vero, come io ritengo sia vero, che il totalitarismo ha saputo creare l'uomo banale e ha saputo distruggere l'essere umano? E la domanda è questa: ma l'uomo banale esiste solo nel totalitarismo? Cioè gli esseri umani banali sono scomparsi tutti con la fine del Terzo Reich nel 1945? Pare di no. E su questo, per commentare questa possibilità, che in effetti gli uomini banali esistono anche nel nostro tempo, cito un testo che magari possiamo vedere nella slide, il testo di un filosofo che ebbe molta fama negli anni 60, si chiamava Herbert Marcuse. Non so se gli amici hanno la slide di Herbert Marcuse, eccolo qua, anche egli, come Hannah Arendt, di origine ebraica, anch'egli lasciò la Germania, anch'egli
insegnò negli Stati Uniti e nel 1964, prego di mettere in evidenza la slide con il libro, la prima edizione del libro, pubblicò un libro, ecco la prima edizione, se lo volete acquistare su Amazon credo che costi 800 o 900 dollari, una rarità, chi ce l'ha in casa lo conservi con molta attenzione. Si chiama One Dimensional Man, tradotto del 64, cioè esattamente pochi mesi dopo Eichmann in Gerusalemme, Herbert Marcuse scrive One Dimensional Man. One Dimensional Man viene tradotto in italiano, tradotto in moltissime lingue. Herbert Marcuse diventa una delle voci più autorevoli dei movimenti del 68. Credo di avere un'immagine nella slide di Herbert Marcuse con una ragazza allora molto giovane. Chi la riconosce, un premio, otterrà un premio dell'Università di Urbino. La chat, sto scherzando per alleggerire l'esposizione. Vedete quella ragazza che è alla sua destra, è niente di meno che Angela Davis, una dei leader del movimento del 68 nelle università americane, soprattutto Berkeley. Bene, e il libro di Marcuse, One Dimensional Man, si avvicina molto, va secondo me utilmente letto insieme ai libri di Hannah Arendt, perché mentre Hannah Arendt elaborò il concetto di banalità del male osservando un individuo, Adolf Eichmann, seduto sul banco degli imputati nel tribunale di Gerusalemme, Herbert Marcuse elabora l'idea dell'uomo a una dimensione riflettendo sui comportamenti di massa nelle società democratiche del suo tempo e del nostro, in particolare negli Stati Uniti. E Marcuse elabora l'idea di un dominio totalitario senza Stato totalitario. Afferma che nelle nostre società democratiche industriali avanzate si è affermato un dominio totalitario, uso proprio questo termine, un dominio totalitario che però non usa la violenza dello Stato totalitario. Ma cosa usa? Usa i mezzi di comunicazione di massa, in particolare la televisione. Spiega Marcuse che attraverso la televisione, immaginate rispetto agli anni 60, come è aumentata la potenza dei mezzi di comunicazione di massa. La televisione era uno strumento a paragone dei mezzi attuali del tutto rozzo. Ma cosa fa questo? In che cosa consiste il nuovo dominio totalitario? E in che cosa consiste soprattutto l'idea dell'uomo ad una dimensione? L'uomo ad una dimensione è, per Marcuse, la persona che è totalmente integrata nei valori, nei modi di produzione, nei modi di consumo, nei modi di vita del sistema industriale avanzato, democratico. È a una dimensione, sono uomini a una dimensione, dice Marcuse, perché sono incapaci di opposizione radicale, non sono in grado di vivere in una dimensione diversa da quella imposta dai mezzi di comunicazione di massa, soprattutto attraverso la pubblicità. Spiega Marcuse che il nuovo dominio, su questo mi avvio a concludere, produce una forma di servitù, dominio che secondo Marcuse viviamo noi nelle nostre società apparentemente libere, in cui non siamo sottoposti alla violenza di uno Stato totalitario. Il nuovo dominio produce una forma di servitù, sono parole di Marcuse, ancora più radicale della servitù del totalitarismo politico. Cioè l'uomo banale di Hannah
Arendt sarebbe dal punto di vista di Marcuse ancora un po' migliore rispetto all'uomo, una dimensione che le nostre società hanno creato. Sarebbe il dominio totalitario che si realizza nelle nostre società ancora più profondo e persuasivo del dominio attuato dal sistema nazista con l'uso della violenza. Le parole che Marcuse usa sono amministrazione totalitaria che può produrre benessere, può produrre una totale assimilazione. Io che sono vecchio ricordo che cosa, come si parlava nel 68, il termine chiave era integrati, cioè il sistema ti integrava anche le opposizioni, le possibili opposizioni. Ecco one-dimensional man, vuol dire l'essere umano che vive totalmente integrato, assimilato dal sistema culturale, produttivo, di consumo dominante. Chiudo su Marcuse con una frase che ci fa capire perfettamente qual era lo spirito del libro e anche qual era il modo di pensare di quegli anni. Scrive Marcuse che c'era nelle nostre società c'è un'apparente libertà e una realtà di controllo totale che fa non solo attenua, fa sparire qualsiasi contrasto culturale, politico, sociale. Alla negazione della libertà, scrive Marcuse, perfino della possibilità della libertà corrisponde la concessione di libertà atte a rafforzare la repressione. È spaventoso il modo in cui si permette alla popolazione di distruggere la pace, di essere laidi, di distruggere il silenzio, di lordare l'intimità, di offendere la buona creanza. Questo è un aspetto sul quale merita riflettere. Cioè, secondo Marcuse, il nuovo dominio è un dominio che si realizza attraverso un incoraggiamento alla volgarità, alla violazione della dimensione privata della vita. Però osserva, nei paesi super sviluppati non c'è più neppure una piccola sfera riservata all'esistenza. Nei paesi super sviluppati una parte sempre più larga della popolazione diventa un immenso uditorio, sono tutti lì ad ascoltare, un immenso uditorio di prigionieri, catturati non da un regime totalitario ma dalla libertà, in cui i media diventano elemento di elevazione, diventano elemento di divertimento. Se il lavoratore e il suo capo assistono al medesimo programma televisivo, visitano gli stessi luoghi di vacanza, la dattilografa si trucca e si veste in modo altrettanto attraente della figlia del padrone. Ecco l'assimilazione, l'integrazione. Un negro può possedere, scusa per il linguaggio, ma è Marcuse, non io, un negro può benissimo possedere una Cadillac, tutti poi leggono lo stesso giornale. L'assimilazione è completa. Non vuol dire che non esistano più le classi, non esistono più la coscienza di interessi radicalmente opposti. Bene, è il momento di terminare questa mia esplorazione su un'ipotesi. L'ipotesi è questa. È possibile che con il trionfo dell'uomo a una dimensione abbia di fatto Eichmann realizzato il suo trionfo? Cioè che l'uomo normale, l'uomo banale, si sia trasformato nell'uomo una dimensione, che nel nostro tempo sia forse il tempo in cui hanno vinto sia gli uomini banali che gli uomini una dimensione. È del tutto sbagliato pensare che siamo circondati da persone banali che non capiscono quello che stanno facendo, così assurdo pensare che siamo circondati da persone che non si interrogano più
che non esaminano più se la propria coscienza, che non si pongono le domande morali, che accolgono le risposte che vengono dai mezzi di comunicazione di massa, che accolgono le risposte che circolano con il cosiddetto web, internet. È così assurdo pensare che stiamo vivendo il trionfo degli uomini ad una dimensione, perché non ci sono più persone che sanno immaginare un tempo nuovo, radicalmente diverso, persone che sanno distaccarsi moralmente dalle ingiustizie, dall'arroganza, dalla volgarità del nostro tempo. È davvero assurdo pensare che come gli uomini banali di Hannah Arendt, come gli uomini in una dimensione di Marcuse, il nostro non sia il tempo della docilità. Vi confesso che a queste domande non ho ancora una risposta. Spero di poterla indicare nei prossimi mesi, quando infliggerò al mio editore La Terza un manoscritto che si intitolerà Ha vinto Eichmann, e scriverò che questo lavoro, nel bene e nel male, con i suoi vizi, le sue virtù, se avrà delle virtù, è comunque nato in Urbino. Grazie della pazienza. Grazie, grazie professore, anche grazie del fatto del tributo che darà alla nostra città nella sua prossima fatica. Naturalmente, mentre parlava di sollecitazioni, ce ne sono mille, ma a me è venuto in mente il famoso esperimento di Milgram che fecero in America poco tempo dopo la conclusione del processo di Eichmann, quando, senza neppure avere sopra di sé uno stato totalitario, un regime nazista, quasi semplicemente 40 persone inflissero del male al prossimo semplicemente perché dovevano rispondere a delle domande che gli venivano poste. In caso negativo di risposta sbagliata potevano infliggere una corrente elettrica sempre progressiva. No, e questo fece molto discutere, perché poi venne anche ripetuto nel tempo questo esperimento e più o meno dava sempre gli stessi risultati. Questo è preoccupante, perché ci fa pensare che in realtà il male convive tranquillamente dentro l'essere umano. E tante volte, almeno personalmente, ho pensato che in realtà è il codice penale che ci fa comportare bene, che ci fa pendere dalla parte del bene, perché altrimenti in senso utilitaristico non ci converrebbe agire secondo il male. Se invece non ci fossero le leggi, la giustizia, la punizione, un comportamento sbagliato, secondo lei come sarebbe la nostra società? Ma guardi, il sistema giuridico, il sistema delle sanzioni, le leggi, le sanzioni imposte dalle leggi sono fondamentali. È evidente, ma questo è un concetto noto da molti secoli, ecco, è evidente che la paura della sanzione impedisce agli esseri umani di umiliare, di aggredire, di uccidere, di privare delle proprietà gli altri esseri umani. È notissimo che laddove le leggi sono inefficaci, la violenza degli esseri umani su altri esseri umani dilaga. Ma non bastano le leggi. Anche lo Stato meglio organizzato, che ha le migliori leggi, che ha i migliori tribunali, che ha le migliori forze di sicurezza, non sarebbe in grado di arginare la violenza, di arginare le ingiustizie, le sopraffazioni, se accanto alla forza delle leggi non c'è la forza delle coscienze. Ma quindi è per questo che tutti gli stati seri, oltre alla forza delle leggi, cercano di rafforzare le istituzioni educative che toccano, che formano le coscienze. Del resto le università, del resto quello che stiamo facendo qui è formazione delle coscienze. Non stiamo
non stiamo infliggendo sanzioni sulla base delle leggi dello Stato italiano. Ma vedi, il problema è ancora più grave, perché ci possono essere persone banali che non fanno il male, ci possono essere persone totalmente vuote dal punto di vista della vita interiore che non fanno il male, ma potrebbero farlo, ove ci fosse qualcuno che le, ove ci fosse qualcuno che gli dicesse di farlo, perché non capirebbero la differenza fra agire in maniera secondo i criteri della coscienza, secondo giustizia, secondo compassione, e uccidere o umiliare o discriminare altri esseri umani. La persona banale, ripeto, magari non fa nulla, ma può fare compiere qualsiasi crimine, perché non si rende conto di quello che sta facendo. E ora sto cercando le prove o qualche elemento che mi permetta di sostenere questa tesi preoccupante che Adolf Eichmann ha vinto. E le prove che sono riuscito fino adesso a raccogliere sono quasi sempre interviste in cui giornalisti, in cui operatori, in cui studiosi o studiose chiedono a ragazzi o ragazze o anche persone di una certa età cosa pensano di un determinato, cosa pensano di un episodio di cronaca particolarmente ferrato, cosa pensano di un problema, possono pensare, porre domande su questioni di violenza domestica, di violenza sociale, problemi come la povertà, problemi come il razzismo, problemi come il razzismo, problemi come la recrudescenza di episodi di fascismo e neofascismo. La risposta che più spesso emerge è: non lo so, non ci ho mai pensato, boh, perché dovrei saperlo? Oppure dicono, rispondono con le risposte che hanno ascoltato da qualcun altro, non le loro risposte. Ecco, vede, se ci sono in una repubblica democratica come la nostra, se ci sono milioni di persone banali, c'è da temere che che nel nostro paese, come in altri paesi, si formino poteri totalitari, perché semplicemente le persone banali non capiscono. E questo a me fa paura, e quando e se dovrò rispondere che ha davvero vinto Eichmann, lo farò con molta, molta preoccupazione. Ecco, abbiamo una domanda, professore, per lei. Lucia ci dice, chiede, ma secondo lei, professore, come e perché è potuto succedere che un intero popolo potesse diventare banale, rinunciare alla coscienza e rinunciare a essere uomo? Questa è la domanda. Sono due le forze che hanno creato i milioni di uomini e donne banali del Terzo Reich. Banali al punto che, non so se voi avete mai visto quel documentario che gli americani girarono quando entrarono nei campi di sterminio, venendo ovviamente da ovest. Credo che fosse lo stesso Eisenhower, che era comandante in capo delle forze americane, a volere questo documentario, in cui gli americani andarono a prendere i borgomastri, sarebbero i sindaci, le autorità dei paesini vicino al campo di sterminio, molti cittadini, tutti vestiti per bene, li fecero entrare nel campo di sterminio e li fecero camminare fra montagne di corpi, di cadaveri ridotti. Benissimo, si vede bene, e Eisenhower lo mise in evidenza, che credo solo due o tre donne piansero di fronte a una scena che fa Reber, gli altri rimasero indifferenti. Ecco, come si è potuto creare questo? Hannah Arendt dà due risposte. Primo, attraverso l'uso dell'apparato repressivo, cioè il Terzo Reich era spietato nei confronti di chi resisteva e si opponeva, e quindi eliminava tutti coloro che avevano ancora una coscienza. Ma l'altro, dice Hannah Arendt, lo straordinario potere della persuasione, cioè della propaganda. Ecco, dice.
il sistema nazista era bravissimo con la propaganda a far credere. Ecco, non si tratta soltanto di aver paura del Führer, ma a credere nel Führer. Ora, che cosa ha fatto credere il Terzo Reich? Ha fatto credere, per esempio, che gli ebrei erano i nemici dell'umanità, che erano un vero e proprio morbo dal quale bisognava purificarsi. Bene, se quelli che tu hai visto lì, quei cadaveri, sono cadaveri di, per usare un termine, di virus, di corpi corruttori, di una razza inferiore, perché non puoi commuoverti perché sono l'altro rispetto a te. Ecco, sarebbe come pretendere che ci commuovessimo se vediamo un verme schiacciato. Avevano il Terzo Reich con la forza della repressione sui dissidenti e la forza della propaganda sulla grande maggioranza riuscì a creare tutti quegli uomini banali che anche di fronte a un campo di concentramento rimangono indifferenti perché non hanno più coscienza, sono vuoti. Bene, si dice bene per modo di dire in questi casi, nel senso che abbiamo concluso con delle riflessioni che ci porteremo dietro sicuramente, che spero che ci portino anche ad approfondire l'analisi di quanto ci ha detto oggi il professore. Per chiudere però con la speranza, noi ci aspettiamo che mercoledì lei, rispetto all'altra domanda... Mercoledì però la domanda è dopo, cioè dopo la pandemia, ammesso che finirà, spero. Saremmo davvero migliori o peggiori? Io cercherò di dare qualche speranza, perché non voglio lasciarvi afflitti, altrimenti dopo non mi chiamate più in Urbino, io non sto bene. Grazie di tutto. Grazie, grazie a lei. Abbiamo bisogno un po' di speranza. Grazie, ciao. Arrivederci, grazie a tutti.